Buongiorno, buongiorno a tutti, eccovi qua, un buon caffè. Buon caffè. Ok, uno qui. Un buon caffè e si inizia. Ecco qua. Bene ragazzi, facciamo un caffè e si inizia a cucinare una bella zuppetta di pesci. Mi servono i miei arnesi qua. Allora che faccio? Metto a bollire dell'acqua. Un pochino d'acqua. E facciamo, qui c'ho due gallinelle che ho già ripulito, belle grandi. Adesso tagliamo la testa. Ci vuole, non so, ti sto chiudendo, dove vuoi andare? Allora, tagliamo il pesce. Ecco qua. Allora le teste daranno un bel brodino. Questo è il filetto, ragazzi. Mettiamo da parte. Facciamo un bel sughetto. Ecco qua, prima gli ho rimosso la parte centrale delle spine dell'interiore e c'ho questi filetti qui, via. Adesso mettiamo ancora un po' d'acqua. Mettiamola a cuocere, spostiamo un attimo i filetti da qua. Allora, cosa voglio fare? Voglio fare pesce fritto, semolato. Qui si mangia spesso. Quindi ho preso dei filetti di merluzzo. Dovete aver pazienza ragazzi, che sono ancora, mi sono un po' addormentato. Allora, vi faccio vedere i miei filetti di pesce. Ecco qua ragazzi, li ho già risciacquati, preparati qui. Adesso sto preparando l'olio. Ecco qui, questo deve cuocere una ventina di minuti. Beviamoci il caffè. Amaro. Allora, mettiamo qualche amico, vediamo un po' chi c'è in giro oggi, di buona mattina.
Allora, io vado così un po' a caso, eh. Vabbè, un paio di amici, poi vediamo un po'. Più tardi vediamo, invitiamo degli altri, ok? Allora, si inizia, ci vuole, ecco, si inizia a bollire la mia zuppetta. Io ci metto anche due pezzi di sedano, laviamolo bene. Tagliamo le parti così, i pezzettoni. Dunque, pensiamo a, allora, dobbiamo fare la salsina per il nostro pesce. Siamo dei contenitori, non ne ho tanti, quindi devo un po' giostrarmi trasferendo le varie cose. Allora, questo è il filetto di gallinella per la nostra zuppa. Abbiamo questo contenitore. Allora, mi servono delle uova. Ecco qui, tre uova, ragazzi, le apriamo. Sono piccoline queste. Due. Allora, raga, sbattiamo le uova pian piano, oggi pian pianino. Ecco qua, io devo fare un po' di spazio però, perché spostiamo questo magari, ecco qua, questa parte. Dunque, ci serve la farina. Cosa dobbiamo fare? Passiamo il pesce nella farina, nell'uovo, di nuovo nella farina e via. E mettiamo a friggere. Bene? Beviamoci il caffè. Che bontà. Ok? Allora, poi dobbiamo pensare alla nostra zuppetta di pesce. Quindi inizio a fare dall'altra parte un po' di preparazione. Vediamo un po'. Ho pochi arnesi oggi, ragazzi. Mi devo un po' arrangiare in cosa che fa. Ci si arrangia sempre qui, in questi tempi. Ancora una volta facciamo pesce inglese per i bimbi. Lo voglio con le patatine fritte, vabbè, quindi anche le patatine fritte. Appena lui è pronto, partiamo. Dunque, cosa mettere qui? Allora, la pentola.
mettiamo, accendiamo il fuoco, mettiamo a riscaldare la padella, la pentola, la padella, come vogliamo chiamare. Allora, io ti serve una cipolla. Ecco qua. Iniziamo a pulire la cipollina. Ecco qua. Adesso mi serve il tagliere. Attenzione ragazzi, tutto qui, non c'è spazio, poco da fare. Ecco il mio tagliere. Mettiamo un po' d'olio d'oliva. Troppo. Tagliamo la nostra cipolla, e facciamo rosolare. Adesso io dovrò rimuovo il filetto di gallinella, perché dovrò mettere un po' di cose in frigo, perché c'è poco spazio, ragazzi. Pomodoro per la zuppa, ne ce ne vuole un altro paio. In realtà. Ecco qui, li mettiamo qua. Facciamo rosolare la nostra cipolla, un pochino d'aglio, ecco qui, allora ragazzi, cipolla va, piano piano, facciamola imbiondire, come si può dire. Ok, allora cosa devo fare? Ecco qui, il mio brodino sta iniziando a sobbollire. Io qui c'ho l'olio, andiamo a riscaldare l'olio adesso. Ecco qua, ci vuole un pochino di tempo, facciamolo proprio bollire, salire di temperatura. Tagliamo l'aglio qua. Morning Agnes, good morning Mick. So we're making fish soup. Okay, so I have scorpion fish. I remove the heads and now they're boiling. We make some stock. We have sliced and onions, extra virgin olive oil, and a bit of garlic, 2 cloves of garlic. Right, and we let it go. Okay, on this side I'm gonna do fried fish. Okay, so I need just the oil to warm up, but I can start playing with it. Okay, so this has to get very very hot before I can actually do my fish. Okay, so let's put the cover. Right, so a couple of passages, easy ones.
I'm still drinking my coffee. I'm up from 4:30 a.m. I went to fish market, Billingsgate. Got some lovely fish here. Scorpion fish, cod, ready to go. Bit of prawns, squid, cuttlefish. Allora ragazzi, un attimino. Allora, cosa facciamo? Possiamo anche tagliare pesce a metà, giusto per semplificare il tutto. Hey guys, we can slice my cod in two pieces. To the kids, so small and bad, it's better. Check your onion, don't burn anything. Okay guys, so we may want to add a sip of wine. Buongiorno Anna, benvenuta. Possiamo fare una zuppa di pesce, fish and chips all'inglese. Ok, allora, la cipolla sta rosolando bene, occhio che no, rimuoviamo da lì, hopla, hopla. Questa roba di sopra la togliere via. Ecco qua, ci ho messo due teste di pesce e fare un sughetto, un brodo, un po' di sedano. Basta per me. Allora ragazzi, adesso facciamo una bella spruzzata di vino bianco. Senza esagerare, poco a poco. Va bene, facciamo evaporare il vino. Ecco qui. Adesso io posso già iniziare a tagliare i miei pomodori. Nel sugo, pomodori freschi, pezzettini piccoli, controlliamo che l'olio
riscaldi ma non bruci. Va bene, ci siamo quasi, ok? Pian piano, ecco qua. Allora, passiamo all'impanatura. Allora, si fa così. Mi serve un altro piatto. Opla. Adesso metto questi filetti in frigo perché ancora ci vuole un paio di, ci vuole un pochino prima di che li mettiamo effettivamente a cuocere. Allora, ecco qui. Allora, impaniamo il pesce. Lo passiamo nell'uovo, non ho messo il sale, mettiamo un pochino adesso, poco poco, ecco qua, e via, prendiamo il pesce. Facciamo colare, di nuovo nella farina. Possono fare anche due passaggi, dipende come lo volete voi. Togliamo la farina eccessiva. Allora, adesso qui. Veramente mi serve spazio, ragazzi, non so come farlo. Allora, questo è pronto e lo mettiamo da parte qua. Prendiamo un altro e via. Stesso giochino, passiamo nella farina, l'uovo, e di nuovo nella farina. Allora, mi raccomando, l'olio caldo, ma non troppo caldo, ragazzi. Bene? Due, facciamo un terzo filetto e poi iniziamo la cottura. Ecco qua. Siamo nell'uovo, nella farina, due volte. Allora, il mio olio adesso è bello caldo e possiamo anche metterci il pesce. Ok, togliamo l'eccesso e via. Uno, mettiamo anche questo, due e facciamo cuocere. Va bene? Adesso posso fare un altro filetto qui. Facciamo un po' alla volta, ragazzi, mettiamo da parte, laviamoci le mani, aggiungiamo un pochino d'acqua alla zuppetta. Ecco qua, ci siamo? Allora, mi raccomando, non bruciate il pesce, per carità. Allora, fatelo colorare. Bene. Piatto pulito. Qui. Prendiamo il caffè. Benvenuta, Giusy. Sì. Certo, un casino la mia cucina così, ma non fa niente, giusto?
non fa niente, è piccolino, capito? È piccolina, quindi allora occhio al pesce, lo giriamo perché il pentolino è molto piccolino, quindi devo assicurarmi che cucini bene il tutto. Vabbè. Allora, questo va, l'olio abbassiamo poco a poco la temperatura perché è troppo caldo e continuiamo con l'impanatura, non è vero? Un giretto di farina. Viene l'uovo. Ah, c'è un profumo, ragazzi. C'è un bel profumo a casa. Okay. Faccio un pianino. Facciamo spazio qua. E ne mettiamo anche un altro lì. Sta andando bene? Ecco come va. Allora, controlliamo il pesce. Ecco qua, un po' di carta assorbente, verifichiamo, quasi pronto, andiamo. Deve essere dorato. Benvenuta Marina, guys, fish and chips today. Fish and chips for my kids, all right? Fate attenzione anche all'olio caldo, mi raccomando. Ok. Prima parte è fatto, altri due pezzi, uno, addirittura se ne possono mettere anche tre, vabbè, due, facciamo pian piano, pian piano, ok, allora, dove siamo rimasti, ragazzi? Dunque, il mio brodino sta iniziando a prendere consistenza, ancora 5 minuti e possiamo colare il pesce, il brodino, e lo uniamo alla nostra zuppetta. Io direi possiamo già farlo ora, altro che mettiamogli un paio di minuti, dai. Ci mettiamo un po' di pepe lì. Mettiamo un po' di peperoncino, anche qua, via, bella piccante, ok? Ci mettiamo uno spicchio d'aglio, così, non succede niente. Sì. Allora, controllate sempre il vostro pesce. Ecco qui, sta andando a meraviglia, ok? Fate qua. Mari, cosa ne pensi? Giusy? Anna? Bene. Ok. Adesso devo praticamente colare il brodino, pochi minuti. Ci mettiamo una puntina di sale.
Vedi. Ok. Andiamo qua. Anche un paio di pezzi di pesce. Adesso devo fare attenzione, ragazzi. Dovrò travasare il sughetto nella pentola, però ancora un attimino. Bello, bello il pesce, un bel profumo. Qui ci si mette del limone. Allora, mi raccomando, non bruciatelo, bene, cucina veramente in fretta. Ok. Bene ragazzi, allora mettiamo anche due pezzi, uno e due, e continuiamo con la impanatura. Avremmo potuto fare una pastella, ragazzi, non è che... guys, su creme e butter sauce, ma it's ok. Ok, this way. Can I have a coffee for? I'm listening now, Okay, I'm fine. You mind? Ecco qui ragazzi, siamo quasi. Siamo quasi. Ecco qui, amici miei, ci siamo. Ecco. Facciamo un po' di attenzione qua, il pesce si cucina molto velocemente. Ecco qua, e abbiamo già un bel po' sul vassoio ragazzi,
Va bene, bello, vero? Mettiamolo qua in vista. Mettiamo altri due pezzi dentro. Uno. E due. Allora ragazzi, io a questo punto posso anche rimuovere il brodetto. Ecco qui ragazzi, adesso devo andare ad aggiungere, ecco qua, fatto, e la zuppina di pesce va avanti, bella piccante, peppata, ragazzi, trasportiamo adesso questo da questa parte, cioè, le fritture, controlliamo la nostra frittura, mi raccomando, è bella una girattina, ok? Allora a questo punto ragazzi io metto un po' di concentrato di pomodoro nella mia zuppa di pesce, ecco qua, una bella spruzzata. Ok, facciamola colorare un attimino questa zuppa. Possiamo aggiungere anche un pochino d'acqua volendo, vediamo un po'. Allora, completiamo questo dei pesci qua. Uno splendore. Allora, mi serve un altro piatto. Allora ragazzi, eccoci qua di nuovo, sempre carta assorbente. In realtà non è necessaria, però non lo metto. Guarda che bello il pesce, bellissimo. Cosa ne pensate? Bene, ecco qui altri due pezzi e abbiamo finito con questo passaggio
I bambini vogliono le patatine fritte, gliele facciamo. Ecco qua. Allora, la frittura è pronta. Ecco qua, ventolino. Bene ragazzi, ci siamo quasi. Allora, un occhio qui al pesce, una gelatina, sempre con tanta attenzione che l'olio è molto caldo. Adesso prepariamo le patatine per i bimbi, giusto? Ecco qua, delle belle patate, andiamole a ripulire. Due, tre patatine. Okay. Le mettiamo qua nella lavatina. Ecco qua. Dobbiamo fare una cosa alla volta. Adesso l'olio. Ecco qua, aggiungiamo olio abbondante per le patatine. Yeah. Occhio al pesce, passaggio finale, quasi pronto, va bene? Allora, io devo tagliare le patate. Devo un po' arrangiare, ragazzi, non c'è spazio, non c'è spazio, eh? Allora. Va bene, per i bimbi, vediamo se le mangiano, eh? Niente garantito in questa vita, eh? Allora, vedete lì in fondo il mio brodo va a meraviglia. Ok, il pesce è pronto, finiamo già. Laviamo le posate una per una, laviamo il tagliere,
Allora ragazzi, ordine, sempre l'ordine. Spostiamo la fiamma anche perché qui è pericoloso. Ecco fatto. Adesso raffredda tutto. Togliamo il tagliere. Qui mettiamo un altro più piccolino. Ragazzi, ci siamo. Dobbiamo mettere le patatine, l'olio è caldo. Ok, ancora un secondo magari. Qui possiamo già iniziare a mettere i nostri filetti di gallinella. Va bene, nella zuppa di pesce. Uno e due. Sono belli grandi, ok? Allora, io aggiungo anche due tazze d'acqua, uno, e due. Adesso aggiungiamo le patatine fritte perché l'olio è caldo. Pian piano, non bruciamoci. Pulizia sempre e ovunque. Ragazzi, è arrivata anche l'ora di un bel brindisi. Benvenuto Robby. Robby, sono un po' ingarbugliato perché c'è tanto da fare, no? C'è sempre tanto da fare. Allora, prendo un panno pulito, abbiamo la piastra, ecco qua. Allora, possiamo spostare la zuppa di pesce da questa parte, bellissima, bellissima ragazzi. Allora, abbiamo fatto il brodo con le teste del pesce, ho preso delle gallinelle, due belle gallinelle grandi che ho ripulito per bene. Tutte le spine, l'interiora, ok, devo mettere la zuppa. Adesso ho fatto prima il brodo con le teste, poi adesso a questo sugo di cipolle, pomodori freschi, estratto di pomodoro, peperoncino, pepe,
abbiamo aggiunto i filetti di gallinella che facciamo cuocere a fuoco molto basso. Ok, adesso con Roby faccio un bel brindisi perché è sabato, la mia moglie lavora, sono in casa, cucino e c'è un bicchiere di vino, ci sta a pennello. Allora, vino bianco di Sardegna, ragazzi, etichettato Casa Rossini, la Erru, provincia di Sassari, vino a buon prezzo, buonissimo, che purtroppo la comunità europea ha bloccato, perché c'è il Brexit, non si può più mandare più niente, e vabbè. Allora ragazzi, visto che ce li ho, tre pezzettoni di sedano, ce li metto nella zuppetta io. Va bene? Ripuliamo le cime. Lavate sempre bene il sedano e le mettiamo a pezzettoni proprio grandi grandi che poi rimuoviamo dopo. Via, così. Non muore nessuno. Va bene? Facciamoci un brindisi, Roby. Che Dio ci accompagni per tanti anni a venire, carissimo. Anche a te, Amos, un caro saluto. Cin cin. Ah, bello fresco. Allora, Roby, Amos, ho preparato pesce come lo si mangia in Inghilterra. Ok? Poi le patatine. Fish and chips. Praticamente o si fa la pastella, però un po' diversa dalla nostra, o altrimenti io le ho impanate, passate nella farina, nell'uovo, di nuovo nella farina e gli ho fatto la crosticina. Ok? Molto, molto buono. Quindi adesso andiamo a far assaggiare i bambini. Non appena le patatine fritte sono pronte, logicamente. Dunque, il nostro passaggio successivo qui è mettiamo un po' di gamberi e delle cozze, va bene? La mia è più che altro una bella zuppa di cozze. Quindi vado a lavare le cozze, va bene? Voi dovete solo pazientare. Qui c'è ancora un pochino di sughetto. Allora ragazzi, la frittura è quasi pronta, il pesce sta cuocendo, prepariamoci le cozze e io però voglio anche spostare l'olio caldo che è pericoloso, mettiamolo da una parte. Allora, vediamo un po' se è ancora calda la padella, sì è molto calda, bruciare non fa, non mi voglio bruciare. Pericoloso, raga, è pericoloso. Ecco qua, così spostiamo da una parte sicché non si raffredda. Pericoloso. Passiamoci il panno da quella parte. Ecco qui, la zuppetta va che meraviglia, profumo unico, ragazzi. Ancora un attimino. Io vado a preparare le cozze.
Eccoci qua ragazzi, abbiamo le cozze in acqua corrente, la zuppa bolle, le patate sono quasi pronte e facciamo contenti i bambini. Ecco, mi raccomando, non si girano mai le patate, dovete dare il tempo di cucinare, va bene? Adesso io sto facendo uno spiritoso, ti ho messo il poco olio. Allora, occhio alle patatine. Stanno cuocendo. Adesso questa è un'emergenza, non è che... No. Ok ragazzi, allora, qui la fiamma è troppo alta, non sono pronte. Ecco qua, facciamo così. Allora, non dimentichiamoci il nostro brindisino. Adesso qui la temperatura è troppo alta, bisogna abbassarla, eh. Però assicuratevi che faccio questo giochetto qua, la carne, il pesce deve cuocere bene. Ok. Allora, la signora vuole un altro caffè, glielo portiamo. Caffè italiano. Yeah, this time is just still cooking chips. Yeah. 5 minutes is ready. Yeah. Over, quick. Just 2 minutes, ok? Allora i bambini vogliono il pesce ed è pronto praticamente. Solo un attimino per le patatine. Allora, prepariamo i piatti ai bambini. Fish and chips. Dai ragazzi, 1 e 2. Allora, prendiamo un bel pezzettino così della coda. Questi, vediamo un po' cosa dicono. Togliamone un troppo. Allora, qui sta bollendo un po' troppo. Abbassiamo la fiamma un attimino. E fra un po' ci aggiungiamo le cozze, i gamberi e via dicendo. Finiamo con le patatine poi. Troppo piccolina, logicamente, lo sapete meglio di me, però
fa niente. Dobbiamo assaggiare anche la zuppetta, logicamente per il sapore. Un brindisi alla Sardegna, non si parla di calcio oggi, non scherzate. Cosa faccio, ragazzi? Io aggiungo anche un pochino di riso qua, va bene? Occhio, poco a poco, va bene? Facciamo sì che, ecco qua, ecco qua, è uno splendore questo pesce, è uno splendore, ecco qua. Gli avrei anche potuto togliere la pelle, non fa niente. Facciamo cuocere il riso adesso, un poco lento, patatine quasi pronte per i bimbi. Ehi, che bello adesso, un attimino. Questi hanno fame, e vabbè. Fate posate. Allora ragazzi, patatine pronte, spegniamo il fuoco. Ecco qui. Veramente belle, eh? Bene. Ok, adesso una puntina di sale per i bimbi, proprio poco poco poco. Anche qui. Fatto, there we go. Allora, fish and chips all'inglese, ragazzi, per i bimbi, glielo portiamo. Sami! Eccoci qua, raga, spostiamo l'olio caldo, per carità. Allora, torniamo alla nostra zuppa. Brindisino, amici di Sardegna, amici italiani e non, qui da Londra Mau, fa un brindis piccolino con una bella zuppa di pesce. E logicamente pesce inglese, stile inglese, impanato e fritto. Ok, allora io sto prendendo le mie cozze. E le inizio a buttare giù. Ok, le lavate bene.
sono appena pescate, quindi ecco qua tutto a giro. Ecco qui, adesso fra un minutino aggiungiamo anche i gamberi e siamo a cavallo, ragazzi, va bene? Questo, ecco, facciamo aprire le cozze, fanno velocissimi, non è che ci metteremo del prezzemolo. Pian piano, ecco qui una bella manciata di prezzemolo. Ok ragazzi, facciamola, ecco qua, il nostro adesso sta sobbollendo molto molto lentamente, ci vuole una bella posata, non si gira la zuppa, però assicuriamoci, ecco qua, così, molto bella raga, molto bella, la dobbiamo assaggiare però, va bene? Ragazzi assaggiamo, vediamo dove siamo. Ci vuoi un po' di sale, raga. Ecco qua, sale messo. Adesso fra un attimino aggiungiamo i gamberi. Siamo a cavallo. Brindisino. Non tradiamo mai il vino di Sardegna. Abbiamo già fatto il nostro dovere. Cucinato, fatto la spesa. E chi più ne ha più ne metta. Bene ragazzi, ok, qui c'è l'olio caldo, bisogna fare molta attenzione, è un terrore. Allora qui sta sobbollendo molto gentilmente, diamo un colpo d'occhio, ecco qua, è uno spettacolo ragazzi, tre cozze, il pesce a cotto, aggiungiamoci adesso i gamberi, e ragazzi i gamberi qua, pian piano li mettiamo tutto intorno. Questo secondo me è una bontà unica. Va bene? Ecco qua. Via.
se vi è piaciuta la ricetta, semplice semplice. Guys, if you follow me in London, so I made a stock with the heads of the scorpion fish, a bit of celery, pepper, chili, salt, and let it cook for 25-30 minutes, low flame. Then I took an onion, olive oil, a tomato, blend it, half glass of wine, add some little touch of water, and let it cook for a good 20 minutes. Then add my fish in order, yeah? First the scorpion fish, then the mussels, and then the prawns. The job is done. I add obviously the stock once it was sieved, yeah? And then add another glass of wine. That's my life. Now I'm gonna taste the fish to see if it's good as I expect it to be. Because you never know. You never know, yeah? You need to taste it. Right. Le mie pentole, però anche qui non c'entra niente questo. Ecco qua. Allora, le mie, i miei gamberi si stanno colorando, è quasi pronto. Abbiamo messo un po' di prezzemolo fresco congelato, quindi l'ho messo un pochino prima della fine. Ecco qui, stanno colorando, diamogli un paio di minuti. I gamberi cucinano in fretta, non è che va bene. Assaggiamo con questo il sughetto. Sì, il sapore del pesce c'è, è anche buono. Vediamo un po' com'è il nostro pesce di fritto. Allora, facciamo un altro spostamento con i piatti, perché adesso l'olio colato, spostiamolo così, cosa? Ecco qua, aspetto che i bimbi mi dicano se gli è piaciuto il pesce, non lo so. Did you like the fish? Yes, not a fish. Oh, do you want some more? No. Ora, un po'. Allora, Richard il grande gli è piaciuto, e non manca. Daniel Itini? Ok, anche il piccolino lo mangia. Benissimo. Vedete ragazzi, questo è uno splendore. Merluzzo, ok? Cod, merluzzo. Allora raga, io faccio un assaggino, facciamo un assaggino, ecco qua, guarda che splendore questa zuppa, è proprio unica raga, unica, il fuoco è proprio basso, ecco qua, poi adesso lo spengo, tanto i gamberi finiscono la loro cottura da soli e faccio raffreddare, va bene? Spegniamo la zuppa, è pronta anche questa e assaggiamoci un pezzettino di pesce, dai! Ci siamo, no? Vero raga? Ci siamo! Ci
facciamo così, cosa? Ecco qui, pezzettino qua e pezzettino là. Ragazzi miei, tempo di assaggio. Assaggiamo un po'. Oh, è uno spettacolo. È uno spettacolo. Vediamo un po'. Qua ci vuole un po' di sale. È buono. Poco poco sale. Ecco, gli inglesi la mangiano con le salsette, eh? Mayo, ketchup, mustard, buono, veramente buono. E io faccio lo stesso, non è che sto lì a... Ecco qua, mettiamo un pochino di maionese e siamo a cavallo, ragazzi, amici cari. Questa è l'Inghilterra, pesce buonissimo, ragazzi. Poco poco. Che spettacolo. Veramente. Così. Un po' di maio. Ammazza Deo. Buona. La zuppetta è pronta. Noi facciamo sempre il tocco finale, un altro pochettino di olio d'oliva. Proprio una bricioletta. Una goccina, non si sta benissimo qua, raga. Che ora abbiamo fatto? Mezzogiorno giù in Italia, dico, guys. Typical fish and chips dish. I deep fry my fish in you know, in a butter. So first I put a layer of butter, of flour on my fish. Then I put egg in the, my fish in an egg, then back to the flour, and then deep fried for a couple of minutes, yeah? Make sure the oil is hot, but never too hot, never too hot. Otherwise you burn it and you don't cook it properly, okay? But it has to be hot, so it's down to your judgment, okay? Facile, facile, ragazzi. Occhio alla temperatura dell'olio. Questa è bontà divina, ragazzi. Vado lì al mercato del pesce, purtroppo posso rispondere. Adesso riproveranno perché la gente insiste, no, quando non rispondi. Sto facendo il video, lasciatemi le scatoline in pace un attimino. Allora, vediamo che l'abbiamo fatto, ragazzi. Qui da noi sono le 11, da voi sarà mezzogiorno, logicamente, giù in Italia. Va bene, no? Questa è una super colazione. Poi per me che sono alzo da... sono in piedi dalla mattina a presto, è praticamente un pranzo. Va bene così, buonissimo. I bambini l'hanno mangiato, che è la cosa più importante. Quindi siamo tutti contenti, tutti, tutti contenti. Bene, facciamo anche fatica a mangiarlo, perché il pesce è buono e riempie. Spettacolo. Spettacolo. Un pochino di vino.
vino leggero, e vino con gazzosa, va bene? Hi Antonella, welcome to my kitchen. So Antonella, we made a lovely fish soup with scorpion fish, prawns and mussels, right? And you know, tomato puree, fresh tomatoes, parsley, chilies, all sorts of things. Look at that, gorgeous. Okay, I'm letting cool down and taking the flavors, right? Benvenuta Alessandra. Ale, un brindisino dalla cara Londra. Abbiamo fatto pesce all'inglese, infarinato, passato nell'uovo, infarinato di nuovo e poi cotto nell'olio, intanto olio bollente. Ai bambini ho fatto anche le patatine, l'hanno mangiato, mi ha detto che prima non lo volevano, poi invece mi ha detto che era buono, meno male. Anche io me ne gusto un pezzettino, l'ho preso stamattina al mercato, quindi fresco e fresco, già sfilettato, raga, già sfilettato, buonissimo. Buonissimo. Quindi qui la mia zuppettina, raga, ve la faccio vedere da vicino, magari è veramente bella, ok? Se ci riesco, molto caldo, è un po' pericoloso, mi cade tutto. No, non fa, facciamo il contrario, avvicino magari la camera, oh, tanto la vedete, dai, non importa, raga, due pezzettini di pesce, una meraviglia qua. Una meraviglia, raga, merluzzo, merluzzo, cod, alright, cheers, che spettacolo, Ale, ti aspetto a Londra, quando sarà possibile, giusto? Facciamo una bella cena. È buono, ragazzi. Io mangio e poi mi vado a coricare, che sono in piedi alle 4:30, non si scherza qua. Per andare al mercato del pesce ti devi alzare presto, molto presto. Poco poco maionese, è giusto per dargli quel tocco in più, un pochino di sapore, ma va bene anche senza. Vedete, la mia zuppetta è pronta, c'è un bel profumo in casa, ragazzi, un profumo unico. Ecco qua, ho chiesto alla moglie, ti faccio la zuppa di pesce, ha detto di sì e gliel'ho fatta, non so perché, ma gli piace molto questo scorpion fish. E insomma, l'ho sfilettato bene, tolto l'interiore, la testa con cui ho fatto il brodino, quindi c'è solo il filetto, va bene così, anzi, vero ragazzi? Allora, finiamo il pesce, che buono, ragazzi. Che buono, bello fresco, fresco, fresco. Qua io non ho gran classe, ragazzi, sono un po' verello, un architetto povero, povero e povero, e che volete fare, è la vita, è la vita, non importa, va bene lo stesso. Basta che arrivino i soldi per pagare le spese, per mangiare, per curare i bimbi, siamo a cavallo. Cin cin Ale, Antonella, Robby, Amos, alla vostra. Ah.
Allora, la zuppa di pesce io non l'assaggio adesso, l'assaggiamo più tardi, perché anche perché questo pesce è pesante, è fritto, quindi non ho più voglia. Giusto poco poco sale, che il sale fa male, una puntina. E raga, giusto? C'è un casino qua. Va? Oh là là. Scusate, scusate. Sono mancino io. Quindi. Buonissimo. Abbiamo finito. Sto ripulendo l'olio, l'ultimo pezzetto, finito. Buono veramente, raga. Benvenuta Sara, mia nipotina. Cin cin a te, a papà Giuseppe, tuo marito, i figli. Un salutone da Mau. Manda un abbraccio a Danilo e a Matteo appena li senti, ok? Qui ho fatto pesce come lo si fa qui in Inghilterra, passato nella farina, poi nell'uovo, nella farina di nuovo e via, fritto in tanto olio, non troppo caldo, ma caldo. Qui una bella zuppetta di cozze, un pochino di gamberi. Ci ho messo una gallinella, c'è un po' di tutto, prezzemolo, una cipollina, peperoncino a nastro, sale, è andata così, buonissimo. Vi saluto ragazzi, abbiamo fatto il nostro. Ecco qua, da vicino il pesce. Molto buono, molto buono. E la zuppetta, ragazzi, la dovete vedere così da lontano, ma è uno spettacolo. Io la faccio, non la mangio subito, la faccio raffreddare, così prende tutti i sapori dei gamberi, delle cozze, di tutto quanto. E poi non riscaldo più, se la mangio fra un paio d'ore, non riscaldo tutto il contenitore, no. Me ne metto un po' da parte, quella che devo mangiare, e magari riscaldo quella, la passo nel microwave o la riscaldo in qualche altra maniera. Ma mai mettete a ribollire la zuppa, mai. Ok? Come ho detto prima, ci sono le cozze, i gamberi, la gallinella, insomma un po' di tutto. Buonissimo. La moglie la richiesta, gli abbiamo fatta, noi siamo bravi ragazzi, noi sardi, no? Vero Ale? Vero Sara? Cin cin, tonnella, cin cin. Allora, ci siamo fatti due bicchieri di vino bianco buono, di buon mattino. Abbiamo fatto il nostro pesciolino qui, la bella zuppetta. E ci siamo. Iniziamo un altro weekend, un bel sabato per tutti. Senza Cagliari, calcio, per carità, non si deve neanche nominare. Fino ai tempi migliori, va bene? Baci ragazzi, Mau vi saluta. Alla prossima e grazie dell'attenzione, condividete il video che mi fa piacere e via. Prima di chiudere passo la camera vicino alla zuppa, dai. Opla, c'è un casino, vedete, è lì il problema, è lì il problema, si fa un casino. Va bene, bella? Ecco qua, va bene? Si vede? È un po' un casino. Vabbè, ciao ragazzi, alla prossima!
Alla prossima.